Diciamo che siamo di moda perché parliamo di Olimpiade, questa volta però della topografia. Da dove nasce l'idea? Allora, l'idea nasce per poter accogliere, per poter aumentare le iscrizioni negli istituti tecnici per geometri, attualmente CAT, Costruzione, Ambiente e Territorio, perché purtroppo le iscrizioni sono pochissime. Allora ci siamo inventati queste Olimpiadi proprio per smuovere un po' le acque fra i ragazzi che magari non conoscono il corso geometra, non sanno a volte neanche che esista un corso geometra. E quindi mi è sembrato una cosa carina puntare proprio sulla materia principe della professione del geometra, cioè la topografia. Quante sono le scuole che partecipano a questa Olimpiade e chi ha vinto? Se si può già dire, penso di sì. Allora, le scuole, abbiamo invitato tutti gli istituti CAT della provincia di Salerno, per cui Cava, Noi di Salerno, Battipaglia, Vallo della Lucania, Contursi, Sapri, Sala Consilina e Agropoli. E i vincitori, Cava ha fatto un po' man bassa dei premi, hanno vinto 3 allievi del Vanvitelli di Cava, e un ragazzo di Battipaglia, e un allievo di Sala Consilina e un allievo del Galilei di Palo. Il geometra è una figura importantissima, storica, che fin dal 1929, quest'anno è il 90° anniversario della nostra professione, e mi fa piacere che proprio quest'anno, nel 90° anniversario, abbiamo organizzato questa manifestazione. Quindi il geometra, l'anello di congiunzione tra il cittadino e gli enti locali, e si pone al centro tra le altre professioni tecniche. Noi siamo veramente orgogliosi di stare qui oggi perché ci consente di poter essere vicino a questi ragazzi. Quest'anno abbiamo pubblicato il nostro bilancio sociale, che io mi sono portato e sarà la nostra Bibbia per il 2019. All'interno di questo bilancio sociale noi riscontriamo che, come banca, come cassa rurale, come cooperativa, il 40% delle nostre attività lo rivolgiamo ai giovani. Noi ci rivolgiamo a loro, facciamo le attività su di loro, ma anche grazie a loro, perché al nostro interno abbiamo un club Kairos, che è costituito da giovani soci che fanno tantissime attività. E quindi per noi è un orgoglio essere qui oggi insieme a tanti ragazzi, proprio perché il nostro motto, il motto del Presidente, a dire la verità, un motto ovviamente, insomma, lo slogan di quest'anno è sotto i 30 anni. Sindaco, lei è sicuramente sindaco di questa città, ma è anche un architetto, quindi quest'oggi, quando parliamo di Olimpiadi della topografia, ci sono, immagino, molti ricordi della sua mente, anche ricordi accademici o magari degli studi che ha fatto. Un suggerimento che possiamo dare a questi ragazzi? Il ruolo del geometra è un ruolo centrale, noi lavoriamo a stretto gomito e loro hanno delle competenze, i geometri hanno delle competenze, delle specificità che altri non hanno. Credo che sia assolutamente un ruolo da valorizzare oltre ogni misura. La topografia poi oltretutto è una conoscenza dei suoli che è imprescindibile nelle azioni di progettazione. Il ruolo dei geometri è assolutamente indispensabile, è indispensabile il ruolo del topografo. Sono indispensabili le scuole per geometri che svolgono questa funzione e credo che noi come Comune di Salerno abbiamo sempre avuto un atteggiamento di particolare attenzione per questo ramo, promuovendo degli stage, degli incontri, e molti dei professori qui presenti stamattina ci hanno onorato della loro presenza. Insomma, c'è una fruttuosa collaborazione.